ore 9:34, pronti per la partenza verso Venezia. Il tiramisù di ieri, il caffè latte, la attrezzatura, ready to go. In partenza Gabriele Paoletto, grande driver. Si parte dalla ridente Lissone e si va in direzione Venezia. Let's go. Autogrill, Luca Fumagalli è già in sbatta tremenda. D'altronde sappiamo che è così. Voi non lo sapete perché non lo conoscete, ma fidatevi che io lo so che è così. E quindi niente, rustichella e si riparte. Carichi. Signor Caputo, ci spieghi per il vlog il piano per il pranzo a Venezia, per i poveri? Allora, bacanaro dalle L. Un euro un paninetto, un euro un paninetto, 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 paninetto. Molto buono, molto interessante. Tanto, però come si fa a non inquadrare Fuma? Perché Fuma deve dare ancora il meglio. Tanto non ti paga anche se lo nomi. Vende i panini a un euro. Però il video... Siamo entrati nell'autogrill di Lilliput. Ma che cos'è? Clamoroso. Ma che cos'è? Ma guardate la proporzione rispetto al water, cioè... Clamoroso. L'autogrill più piccolo della storia. Meraviglia. Le suore speed racer. Arrivano, arrivano le suore speed racer. Si saranno mano fuori. Quella cioè macchinata che... di suore a 2000 all'ora. Ah no, l'arrivo va documentato. Sta già nuotando. Arrivo Rockstar Parking di fronte alla reggia di Mestre. Autista è sfatto. Completamente sfatto. Uno, ma il numero uno vero deve ancora uscire dalla macchina. L'uscita dalla macchina del numero uno. Non uscirà. Ne esce. C'è dell'hype, c'è dell'hype. Come le vere star di Venezia si fa attendere. Ti apriamo la porta. Non è ancora pronto. Si staccano i pezzi. Autografo. Funzionerà Google Maps in centro Venezia? Ma secondo me non funziona tanto bene. Perché? No. Dovremmo chiedere. Arrivati in quel di Mestre, questo appartamento lussuosissimo. Io vorrei presentarmi così alla mostra del cinema, se Fuma me lo così. La passione di Marco Caputo. Giacca, sì. L'unica giacca in quattro persone, una giacca. Mica, infatti se Fuma non ci fai entrare perché vedono te con la giacca, sbattati. Ma Luca, tu entri con la giacca. Troppo elegante per la mostra. Aspetta, non entriamo neanche insieme. Ma tu fai così, Luca, entri con la giacca, poi a un certo punto ce lo passi da fuori la giacca e facciamo il giro e entriamo tutti con la giacca. Sono tutti uguali. Nella nostra narrazione ora si va prendere il pullman per andare a prendere il vaporetto per andare a Venezia. Ed è così, ragazzi, è così. Pronti stasera ore 20, proiezione del nuovo film di Guadagnino e poi si vedrà. E panini a un euro, panini a un euro come piovesse. Primo pullman, abbiamo già sbagliato direzione, vero signor Caputo? Ma tu gli chiedimirai un ingrediente, lui gli dà un ingrediente. È un ingrediente, raga. Ma tipo il pane è un ingrediente. Il pane è un ingrediente. Quindi il pane vuoto è un euro. Il pane non è un ingrediente. Tipo, cosa è fatta? Farina, lievito, no. Aria. Solo farina. No, acqua non è un altro ingrediente. Siamo un mucchio di farina in mare. L'acqua è un ingrediente. Due ingredienti, un evento, acqua e farina. Aperitivino. Salamino, formaggino, sprizzettino senza Aperol che è stato abolito. Cheers. Ah, mi sa che ci dobbiamo mettere in coda, ragazzi. Cosa c'è? Figa, qua c'è colera. Qua c'è l'olio di raffinazione.
la salama da sugo. Ma esattamente la salama da sugo in cosa consiste? Mi guardi nello specchio, per favore. Ah, qua lo specchio. La salama da sugo in cosa vi consiste? Consiste in una serie di musiche che portano alla ragazza calabrese ad andare in trance e a costruire poi un prodotto. Quindi basta, tipico. Questo vlog è già tacciato di misoginia, finito, buttato giù il canale, finito, bella lì. Grazie, sempre un piacere. Fuma numero uno. Grazie, sì, è andata. Niente Timothy. E non so manco chi sia. Abbiamo Pau. Allora ragazzi, fine della giornata, abbiamo perso un po' di ore di vlog, ma ci siamo. Abbiamo visto Bones and All di Guadagnino e Atena di Roman Garbas. Prego, impressioni di settembre. Impressioni. Settembre. Siamo a settembre. Giustamente. Primo, carino, bello, piacevole. Secondo, ti spacca. Cioè, non. Mi sono seccati gli occhi, non riuscivo a chiudere le palpebre. Atena ci ha spaccato tutti, veramente tanta roba. Una regia incredibile, infiniti pieni sequenza, bella storia, bellissime musiche. Un Mad Max parigino urbano di guerriglia, tanta roba, veramente bello. Adesso si torna al fantastico appartamento al Lido, no, al Lido è il cazzo, si torna a Mestre e domani ci aspetta solo Pearl per assurdo. Però c'è da dire che nota piacevole di Bones and All, gli attori, Guadagnino, esatto, che sono stati abbiamo fuori. Avuto sul palco Guadagnino, Timotino e tutti quanti, eppure Close Vigny, cameo incredibile, quindi tanta roba, tanta roba. No, dobbiamo raccontare il fatto che durante la proiezione, alla fine della proiezione del film di Guadagnino, con Guadagnino sul palco e gli attori sul palco, qualcuno nella sala, non so se è un pazzo, un giornalista, ha urlato fortissimo dicendo: Guadagnino, vergogna, ti ignora, ignorante, altro che applauso. Capra! Capra! Un hater di Guadagnino pazzesco che l'ha blastato infinito. Fuma l'ansia anche alle 3 di notte. Ma i vaporetti? I vaporetti vanno a vapore? Non lo so, ma non è che dobbiamo scendere, cambiare, dobbiamo scendere. Abbiamo deciso di camminare perché il vaporetto non ci piaceva, quindi Venice by night, mezz'ora di cammino, però devo dire che è tanta roba la sito, è tanta roba. Guarda che silhouette, pazzeschi. Raga, Piazza San Marco scarsa, Tutta nostra praticamente. Come i forti. Fumo appassionato di fashion. Appassionato di borse Dior, economico. Cioè, 1000 euro compri un vestito, e Saint Laurent 3000 euro una borsa. Comunque i negozi sono proprio belli. Minchia, ma questo bello, ma roba da pazzi. Pizzino notturno, mi sembra doveroso. Io chiamerei Grassone. Mentre ci siamo persi. No, ma non è che ci siamo solo persi. Beh, non siamo gli unici, sono persi, c'è un po' di gente che gira. Ma va, non lo prendiamo il vaporetto, tranquilli, a piedi è easy. One eternity later. Giorno 2, il cuoco è all'opera.
il cuoco grasso. Cosa ci prepara il cuoco grasso? Preparo due uova strapazzate senza pepe, senza niente, perché non abbiamo un cazzo. L'aglionero, la maionese al rafano. Big fail. Però un chilo di burro sistema tutto di solito. Paoletto reduce di guerra. Ci sono l'occhio un po' dobbiamo capire cosa accade a questo occhio. Troppi film per Paolo. C'è un problema. Abbiamo avuto un problema. Così. Siamo qui in Venezia oggi con un outfit decisamente più formale. Stasera la prima di Pearl in sala grande. Io non posso farvi vedere adesso quanto sono bello, ma affidatevi, ho una camicetta incredibile. Luca Fumagalli è di un'eleganza spaventosa, spaventosa. E quindi niente, si fermano a chiedere gli autografi. Sì, sì, assolutamente. Sì. È il Timothy Chalamet dell'Alta Brianza. Stasera Pearl a mezzanotte. Alta Brianza fuma. Oggi giornata giornata a Venezia e ci sentiamo dopo. Bei giocatori ai Baccari di Venezia. E lo mette a cucinare la che tira, tira, tira il collo, caro, 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 e lo mette, mette, mette a cucinare. No, no, prego, prego, vada, vada, non si preoccupi. Sono complimenti al regista. Sono complimenti al regista, bravo regista. Grande, bella scelta del film, grande, bravo regista. Le cabine telefoniche, siamo veramente in un'altra epoca. Le cabine telefoniche, ce ne parli? Immagine. Così zi. Capolavoro. La ricerca del cibo si fa ardua. Osteria da Alberto, in cura dei lupi. Anche questa. Minchia, ma si mangia solo a pranzo a Venezia, si mangia solo a pranzo. Sì, veramente. Allora, per ora è quella più vicina, Osteria d'Alberto, prova a vedere. Abbiamo fatto l'acquisto del secolo, prego, mostrare, sì, mostrare alla camera. Aspetta. Devo fare il serio, aspetta. Senza cartellino, ma aspetta, mi sai, devi togliere anche questo, ne togli questo. No, è quella la forza, favore, fuma, dai. È quella la forza, ma perché devi sempre, perché? Sicuro? Quello clamoroso. Non li vuoi cambiare, non viene via. Sono di Prada? Zio Miuccia, li ha fatti lei in persona per il prof. Non riesco a pulirlo. Fa niente, fa niente. Sono zio, nati sporchi, non li puoi pulire, sono stati fatti sporchi. Sembra un big win però questo, No? Madonna, no. Fatto sono benissimo. Stasera red carpet non c'è storia. Ma non potevo non prenderli. Questi jeans, camicia, jeans, maglietta bianca su red carpet hai vinto. No. Andiamo perché Paolo, Paolo sta meglio di non ci crederete mai, ma andremo a mangiare da Alberto. Da Alberto, pazzesco. E chi è Alberto? Sicuramente chi è Alberto? Alberto Sordi, scusa. La pasta matriciana. Siamo qui all'osteria da Alberto. Luca Fumagalli sta scegliendo cosa mangiare. In realtà già tu puoi avere nella stessa, nello stesso momento, allo stesso tavolo, il pro in camicia e fuma in camicia, cioè no, è una cosa che stiamo parlando di proprio Hollywood, non esiste. Comunque vorrei dire, vorrei spezzare una lancia a favore dell'asciugamano che ha messo ieri Timothy Chalamet, davvero bello. Timothy Chalamet, cazzo, è casa in montagna, grande Timothy Chalamet. Raga, siamo a red carpet, siamo in zebra qua, non benissimo. Facce da red carpet, mamma mia. Niese, faccio un saluto per le telecamere. Grande. Antonio, invidiosissimo. Eccola, di questo momento. No, no, aspetta, so, invidioso per gente inutile. Per mia got, ma X non gli è piaciuto. Ci siamo. Bravo, tu fai proprio le reportage. Poi ti passo tutto, Niese, vai serena. Perché quando poi arriva qua, riprenderò qua. Sì, Assa fa la maronna, ok. Attenzione zio, ma scusa, tu però sei dall'altra parte, questo è il figlio del cinematografo di Venezia. Io sono dall'altra parte, non parlo di altri giorni, vai tu, vai Paolo, pensaci tu, serve per il blog, mi raccomando. Sì, sì, poi te lo giro. Di qualcosa per il vlog. Paolo ha fatto la ripresa degli attori e del regista, ce l'abbiamo con la prima. A posto.
Beh ragazzi, recensione di Perle in diretta. Sì, sì, sto prendendo tutti e tre, come i forti, come i forti. Uno dei peggiori film di tutti i tempi, inguardabile, imbarazzante, senza modo di essere stato girato. Allora io non mi aspettavo niente, l'ho guardato, guarda, era mesi non lo guardavo. Vabbè, Fuma che è l'unico insieme a me che ha visto anche X, ovvero il sequel barra fatto prima. Ma alla fine tutto torna, perché lei dice che devi fare il meglio con quello che hai. E quindi se vedi questo film sai già cosa aspettarti e devi fartelo piacere. Le aspettative erano basse, e infatti, però c'era mia gotta in sala e è stato tutto molto divertente. Siamo arrivati al momento, il momento di lasciare questa dimora che ci ha accompagnati in questi intensi giorni di grande cinema. È stato un piacere, signor Tenis. Gabriele Pauletto lo vedete in forma dopo aver visto un indiano che cucina mattoni alle 5 del mattino. Mattoni con sale. Mattoni sbriciolati con sale e li accende con un corno e poi fa una caciotta. Capolavoro. La casa è in condizioni perfette perché siamo degli ospiti veramente invidiabili. Non siamo degli ospiti, siamo dei clienti. Giustamente. C'è da dire che abbiamo scoperto la riandarola delle 5, che è qualcosa di micidiale. Cosa c'è, Luca? Cosa c'è? Non ha mai dormito. Come fai a dormire? Continuavate a parlare. Sì, ma alle 5. Dopo ci siamo addormentati, è una certa, giuro. Va bene ragazzi, è stato bello, ci vediamo fra poco ancora in quel di Venezia. Cicchetti, Camparini, Paninetti. Andiamo, andiamo. Cicchetti ci aspetta. E viva la vita. La suoneria polifonica più venduta degli anni 90. Oh pro, guarda, guarda Atena, facciamo Atena, facciamo Atena, vai, 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 facciamo Atena, pro, vai. No, no, ma non c'ho niente. Spalle, zi, la seguita di spalle. Vai, vai, sì. Mamma mia, sì. O di qualcosa in francese, quasi. Un po' di qua, un po' di là. Questo è il posto che una guida sul pullman ci ha detto essere il top dei paninetti. Però il top Baccaro, aperto la domenica, mondo, sempre aperto la domenica. Calle dello Spezia. Mi hanno detto che non è vero. E quindi adesso sfaso con una fame boia. Lo sconforto di Gabriele dopo ore e ore a cercare un posto per mangiare. Il Puppa Bar si è rivelato... Non cercare. Inseguendo posti che le guide danno come i top. Uno bello ma era chiuso, l'altro non proprio bello ed era aperto. Alla fine abbiamo ripiegato sui cicchetti che comunque male male non si sembrano. Si sempre in piedi, dai. Vediamo, vediamo. Vi faremo sapere. Responso di questo Baccaro risorto. Pao, sei risorto? Sono risorto, devo dire... Non male, mi ha soddisfatto. Io ancora non ho parole per Spicy Puppa che è dietro. Vorrei che bene, vediamo se riesco a mostrarlo. Eccolo qua, Spicy Puppa. Il logo devo dire che è un capolavoro dell'arte contemporanea. E ce l'hanno venduto ma non ci siamo cascati. Bravi noi. Quando chiude la sera mettono fuori il lomino a sorvegliare il cartello con le installazioni. Arte moderna. Via che l'embrattano. Lo portano via, l'embrattano. Lo rubano per... Però abbiamo scoperto il miglior bombolone di Venezia. Che però non abbiamo ancora provato. Ma le foto promettono bene. Certo che dopo la... Illusione di diludendo che abbiamo preso dal Puppa lì. Però vediamo, dai, se le premesse sono molto buone. Ce l'abbiamo fatta, raga, pasticceria, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Madonna, buonissimo. Soddisfatti, soddisfatti. Pasticceria. Ci siamo rinsaviti dopo la delusione Puppa. Molto bene, molto bene. Zibibbo, pastine. Dovevamo venire qua tipo ogni giorno dopo ogni pasto. Vabbè, la prossima volta lo sappiamo. Ora souvenir e poi si va verso casa. No, infatti adesso lo dico io. Ma questo è un maialino. Eccoci in partenza. Weekend sta per finire. Il driver è carico. Siamo carichi, ci scappa tutti da pisciare. Quindi partiamo, ma ci fermiamo subito al primo autogrill.
subito. In tre ore ci metteremo almeno quelle 4-5 ore per 18 stop agli autogrill. La frase topos di Luca Fumagalli oggi è: no, non è non possibile. È possibile. Non ci credo. Unbelievable. Unbelievable. Irreale. No, no way. No, prendete questi 7 litri d'acqua. 7 litri d'acqua. Facciamo un'accensione netta da drive. Mamma mia, Tiziano Iron con tutte le canzoni che potevano partire. Poteva anche andare peggio. Poteva partire poteva andare peggio. Un reggaeton molto difficile. No, meglio. Poteva andare molto peggio. Va bene questa, però poteva andare anche va bene un parolone, sì. Il primo degli innumerevoli stop che mi sono addormentato male. Libero. Cosa stai facendo, Pau? Mamma mia. Il santo Graale. Fuma ha preso una rustichella alle 17.52. Credo sia il momento più alto del weekend. Ma minchia raga, non so se. Ma che cazzo state facendo? Immagine profilo del campo. Oh là! Bellissima. Bello. Come ti senti? No, raga, si spacca sto coso. Poi qualcuno mi sa che il weekend l'ha subito un po' più di noi, sì. Ci sta alla fine perché non fa il suo riposino a bordo autostrada, zii.